Sarajevo è una città simbolo nella storia europea e mondiale. Lo è quando nel 1914 un assassino serbo uccide l'erede al trono austro-ungarico e determina quindi l'inizio della Prima Guerra Mondiale. E lo sarà ancora in tempi molto più vicini, inizio anni 90, quando proprio qui, nel centro principale, nella capitale della Bosnia-Erzegovina si determina una guerra che durerà poi in realtà per molti anni e che porterà alla definitiva dissoluzione della Jugoslavia, questa creatura nata in forma diversa dopo la Prima Guerra Mondiale e rifondata dal maresciallo Tito nel 1945, facendone un modello, di socialismo indipendente dall'Unione Sovietica e da Mosca. Sarajevo ci viene raccontata, sottolineo raccontata, e in parte questo racconto, ma solo in parte, corrisponde a verità, come un centro nel quale durante il periodo jugoslavo convivevano piuttosto serenamente e cooperativamente serbi, croati, bosgnacchi e quante altre nazionalità componevano il mosaico appunto jugoslavo. Forse qualcosa non corrispondeva questo simbolo, se appunto nel 1991, quando la Jugoslavia comincia a disgregarsi attraverso le dichiarazioni di indipendenza della Croazia e della Slovenia, beh, anche la Bosnia, che è il luogo di incontro centrale tra le diverse nazionalità jugoslave, si determina una crisi che porterà poi al cosiddetto assedio di Sarajevo. Concretamente vuol dire che la parte serba si asserraglia nelle colline che sovrastano la città e da lì l'artiglieria e gli sniper, cioè i cecchini serbi, terranno sotto controllo il cuore, il centro della stessa Sarajevo. Questa guerra che vede opposti i bosgnacchi, cioè la popolazione slava musulmana della Bosnia e in particolare di Sarajevo, i croati e i serbi, durerà fino alla fine dell'ultimo decennio del secolo scorso, ma ancora oggi le tensioni tra i diversi gruppi etnici che continuano ad abitare questa città sono visibili, forti e non stupiremmo se ancora una volta a Sarajevo dovessimo immaginare una crisi balcanica, una di quelle crisi che ricorrono nella storia d'Europa ogni tot decenni e che hanno questo difetto, fra gli altri, di trasmettersi molto rapidamente al di là dei Balcani e di coinvolgere le maggiori potenze.